E siamo all'appuntamento con la pagina sportiva, ben trovati. Apriamo subito con l'allenatore dell'Arezzo, soddisfatto delle risposte avute dalla sua squadra contro un avversario non facile. Mister, questa è una, tanto mister, questa è una cosa che dipende solo dall'Arezzo, avendo comunque mantenuto la testa della classifica. Continuiamo così, andiamo avanti così e poi vedremo. Andiamo avanti. Se vogliamo trovare forse un piccolo rammarico è quello di essere riusciti a segnare il 3-0 nonostante le numerose occasioni avute. Ma sai, 3-0 dopo i due, l'importanza è relativa, l'importanza era più molto più importante fare il 2-0 nel primo tempo, con tutte le innumerevoli occasioni che abbiamo avuto. Ecco, nelle interviste che abbiamo fatto nel giorno di andata eravamo sempre a parlare che mancava qualcosa a questa squadra, mancava di chiudere le gare. Forse la concretezza reale è stata trovata adesso non sul numero dei gol ma sull'atteggiamento del gruppo. Sì, e quello che dicevamo le settimane precedenti, sembrerebbe di sì, sembrerebbe le ultime gare diano questo, dobbiamo continuare però, perché quando manca sempre 10 partite alla fine i giochi sono sempre aperti. Un giorno speciale per gli amanti dei revival. 40 anni fa, in questo giorno, l'Arezzo giocò per la prima volta una partita di campionato contro una grande del calcio. Affrontare il Milan non era uno scherzo, soprattutto in una partita di campionato. L'Arezzo proprio il 20 febbraio del 1983 giocò per la prima volta nella sua storia contro una grande in una partita di campionato. L'arrivo del Milan al vecchio comunale catalizzò gli interessi degli appassionati di calcio di allora e non è un caso che il fascino del diavolo rossonero portò in dote il primo pienone allo stadio, che presentava una maratona degna di quel nome con tutti i settori gremiti all'inverosimile. Erano tempi dove non c'erano i tornelli, allo stadio bastava acquistare il biglietto e recarsi nel luogo prescelto con una certa premura proprio per piazzarsi nel posto migliore. Scoppiarono anche degli incidenti con un episodio grave che rischiò di far degenerare la situazione. La partita fu molto intensa, a tal punto che la prestazione della matricola Amaranto, sottolineata dalla stampa nazionale con grandi elogi. Milan in vantaggio con Battistini, con immediata replica dell'Arezzo, pareggio firmato da Angelo Castronaro. Alla mezz'ora rossoneri di nuovo avanti con il turbo Pasinato. Nella ripresa la rete di Traini fissò il risultato sul 2-2. In panchina dell'Arezzo c'era Antonio Valentino Angelillo, mentre nel Milan spiccava la figura proprio di Ilario Castagnier, che ci ha lasciato in queste ore. E adesso parliamo del Città di Castello. La pesante sconfitta con il Livorno è costata la panchina ad Antonio Alessandria, che da questa mattina non è più l'allenatore della squadra. Salta l'ottava panchina in Serie D Girone E. Questa mattina la C, Città di Castello, ha sollevato dall'incarico di allenatore Antonio Alessandria. Decisiva la pesante sconfitta di Livorno di ieri. Il 3-0 al passivo ha portato all'ottava sconfitta stagionale dei biancorossi, seconda consecutiva. Troppi per la società, che ha deciso di dare una sterzata ad una squadra che ha pagato anche a caro prezzo le assenze con cui si è presentata all'Ardenza contro la formazione labronica. La posizione di Alessandria a quanto pare era iniziata ad essere vacillante in questo girone di ritorno. Le 5 sconfitte con Seravezza, Grosseto, Stiamare e Livorno hanno fatto perdere delle certezze al gruppo. Nel conto anche gli infortuni e le occasioni sprecate, vedasi i rigori sbagliati soprattutto con il Seravezza. Tutto il quadro che è emerso ha fatto scattare l'allarme. Il presidente Cangi si è assunto questa responsabilità dopo consultazione con il patron Mancini. Tra i papabili ci sono Gualtiero Machi, che ha diretto la Teferno Lerchi lo scorso anno, Mario Palazzi, reduce dall'esperienza la Baldaccio Bruni di Anghiari, Loris Beoni, che è stato consarre alla Juventus, e Fabio Rossitto, ex calciatore di Fiorentina Udinese. E adesso parliamo di Serie C, di Montevarchi, che esce sconfitto da Chiavari. I rossoblù recriminano per alcune decisioni di gara. L'obiettivo adesso è voltare pagina per ripartire. Atmosfera tesa in casa montevarchina dopo la sconfitta di Chiavari. I rossoblù recriminano per un rigore non concesso per un fallo di mano in area di rigore avversaria e per alcune interpretazioni discutibili. Banchini, tecnico rossoblù, è stato espulso per proteste. In sala stampa a fine partita si presenta il vice allenatore, Jonathan Binotto. Un primo tempo sicuramente giocato all'altezza, senza mai rischiare
più di tanto, nel senso che comunque incontravamo una squadra molto forte, però siamo stati ordinati, siamo stati attenti, abbiamo concesso poco, abbiamo creato anche delle occasioni importanti, non ultimo anche un calcio di rigore che secondo me poteva starci, perché non c'è stato nessun tocco prima di coscia, è andato, ha rimbalzato per terra, è andato direttamente sul braccio, quindi ci poteva anche stare. Il primo tempo è stato discreto, la squadra ha saputo contenere il gioco avversario. Nel secondo tempo qualcosa si è rotto e i liguri sono passati 3 volte. Secondo tempo siamo entrati e c'è stata questa, non so neanche come chiamarla, incomprensione, perché è una palla che avevamo noi e se l'è trovata sui piedi Ramirez, che è riuscito a saltare il portiere, e Andrea purtroppo gli è andato addosso. I ragazzi e noi dello staff siamo molto dispiaciuti, però se tutti stiamo uniti secondo me abbiamo la possibilità di venirne fuori molto bene. Le reazioni dopo il derby tra Trestina e Orvietana: si ferma la serie utile della squadra di Fiorucci, torna a vincere la formazione Alto Tiberina. Silvano Fiorucci, si ferma a 5 la striscia di risultati utili dell'Orvietana. Quanto è mancato Proietto oggi? No, se no cerchiamo alibi, cerchiamo cose. Proietto non c'era, quindi abbiamo giocato in 11 ugualmente. Il Trestina ha fatto gol, ha vinto la partita, appunto. Allora cosa è mancato all'Orvietana? Di fare il gol dell'1-1. Il suo tempo è stato un assedio, è stato, si poteva stare, che però avevamo la partita, però il Trestina non ha rubato assolutamente niente, probabilmente sono stati più carichi di noi, sono stati, e noi al di là del Proietto, e poi dopo mezz'ora neanche l'infortunio a Rosini, cioè un po' i piani si è scombussolato, anche perché sono di sottoquota, quindi devi rimescolare un po' tutte le carte in campo, quindi. Però ripeto, ci sta, campionato difficilissimo, lo sapevamo, ne eravamo salvi prima, non siamo retrocessi adesso, quindi domenica è un'altra battaglia e ne sono altre 10 da fare, sempre al massimo allora. Sì, assolutamente sì, anche se voglio fare veramente un grosso applauso ai ragazzi, perché sai, i cambi di allenatore non è mai facile, perché li ho visti molto abbattuti, molto un pochino giù di morale. Però hanno reagito subito a quello che è stato un pochino il mio impatto, con dedizione, e poi oggi hanno messo dentro veramente tutto, e mi permetto di dire che è stata una vittoria da Trestina. Ora finiscono gli elogi e dobbiamo pensare assolutamente al fatto che non abbiamo fatto niente e che dobbiamo riproporre lo stesso atteggiamento per 10 partite. A partire dalla prossima, col Terranuova è un altro scontro diretto. È un altro scontro diretto, e quindi come oggi ci vorrà da sprizzare veleno dentro il campo, come è stato, e poi vediamo. Io, come ho detto quando sono stato chiamato, credo che la squadra abbia le possibilità e le potenzialità per riuscire ad uscire da questa situazione, e spero che questa di oggi sia solo l'inizio di una serie di partite importanti da parte del. E a proposito di Terranuova Traiana, la bella prestazione ad Altopascio conferma i progressi della squadra di Calori. Allora mister, siete partiti meglio, avete giocato un ottimo primo tempo, poi nella ripresa forse la svolta, il rigore non trasformato? Sì, è la classica legge del calcio, sbagli gol e lo prendi, e più che altro ti metti in una posizione poi in campo di difesa, no? Siamo stati bravi nel gestire poi questa cosa, perché siamo stati belli compatti, non abbiamo concesso niente, anzi abbiamo avuto 2 occasioni da gol proprio in 10 contro 11, quindi questo è sintomo di non solo di salute ma anche di maturità. Venivate comunque da un ottimo momento, un punto qua è sicuramente importante, perché avete vinto all'andata, quindi eventualmente siete anche in vantaggio nei confronti diretti, insomma era una trasferta temuta, andate via con un punto ottimo, anche perché avete giocato molto in inferiorità numerica. Sì, veniamo via con un punto, io non firmo mai per il punto, ma più che altro per la situazione, no? Per l'ambiente, per il mister, che insomma è un grande allenatore, e il cambio di allenatore dà sempre quel qualcosa in più, e più anche lo spessore del mister che conosco, e quindi era difficilissimo per questo. Ci abbiamo avuto la problematica con il capitano, con Sacconi, che purtroppo è stato tutta la settimana influenzato, e quindi anche sotto quell'aspetto magari quelle strappate magari ci sono mancate, però abbiamo fatto bene veramente con tutti, nonostante poi dopo anche il rigore sbagliato da Massimiliano, che i rigori si sbagliano se si battono, Massimiliano Benucci è rimasto sempre in partita e ha fatto grandi cose, quindi sono contento, perché
abbiamo fatto un risultato che per quello che poi ci ha dato il campo per l'espulsione poteva lo prendiamo molto positivamente. Ed è davvero tutto per la nostra pagina sportiva, grazie per essere stati con noi e arrivederci.